Bentornati a Leggenda Cinematografica. Qualche tempo fa abbiamo parlato di un film veramente importante, potente, una visione ardua, tortuosa, come L'ultimo treno della notte. Oggi prendiamo in considerazione un film della stessa valenza, cioè E Johnny prese il fucile, produzione di Dalton Trumbo del 1970. Il film è l'emblema della critica al mondo bellico, o meglio, a mondo militare. Andiamo a leggere brevemente il plot di tale produzione degli anni 70. Abbiamo Johnny, che è un reduce di guerra, paralizzato e quindi costretto a vivere, fra virgolette, la sua esistenza sul letto. Si esprime attraverso l'alfabeto Morse. In pratica quello di Johnny è un calvario pressoché infinito. Subisce una serie di amputazioni e diventa un oggetto terrificante dell'insensata guerra. Inoltre il film di Trumbo si avvale di una serie di flashback che rende ancora più macabro l'apparato cinematografico. Abbiamo come tema trattato quello della critica pura, sentita veemente al sistema militare. E non solo, si arriva a parlare anche della questione pressoché eterna dell'eutanasia. Possiamo definire a tutti gli effetti, e Johnny prese il fucile, un vero e proprio teorema meditativo. Bisogna fare a questo punto anche un'analisi sui personaggi che sono introdotti da Trumbo attraverso i flashback. Parliamo di Gesù. Sì, c'è questo personaggio che può sembrare strano, l'icona di Gesù nel film, e tale icona rende ancora più beffardo tale spaccato. Perché? Perché lo stesso Gesù non riesce purtroppo a dare una sorta di luce, di speranza e di serenità al personaggio di Johnny, che è mutilato non solo fisicamente, bensì a livello psicologico. Oltre a Gesù abbiamo il padre di Johnny, che è usato dalla regia per andare a parlare dei falsi miti dell'imperialismo americano e di tutte quelle corbellerie che, secondo appunto la regia di Trumbo, devastano l'uomo e, nella fattispecie di Johnny prese il fucile, il nostro personaggio. La visione è impegnata e per l'appunto ci vuole una predisposizione da parte dello spettatore. Buona visione.